Fino al momento del calcio di rigore, un bel picerno, è vero, ma tu e Brosco non avevate sostanzialmente avuto grandi pericoli da dover sventare. Poi dopo il gol si è rivisto il Pescara del Taranto, perché? Abbiamo perso un po' la stima in noi stessi. Secondo me il problema che abbiamo è più mentalità che aspetto tattico, fisico, e dobbiamo migliorare su questo e ritrovare la Pescara di un mese fa. Solo questo, no? Secondo me. Perché? Perché avete perso fiducia in voi stessi? Non lo so, capita, succede, non lo so, è successo, non lo so, dobbiamo lavorare sul questo e ritrovarci. Primo tempo soprattutto, oggi non si è visto un bel Pescara, bene forse nei primi 10 minuti, quando è diventata poi, io l'ho chiamata la sagra dell'ingenuità, perché De Zogus aveva permesso a Cuda di andare in ripartenza ed è stato bravo Cancellotti, una palla in orizzontale sanguinosa di Cancellotti salvata da Milani, poi la palla persa di Delle Monache che è arrivato il rigore. Sì, come ho detto, secondo me è più aspetto mentale che dobbiamo migliorare. Poi sono le partite, ecco, che abbiamo già avuto partite tipo queste che alla fine, se non segni, la pigli e sono, non so. No, ma il messaggio chiaro, ti chiedo quanto è importante la partita di Avellino ora venerdì. È importante perché è l'ultima partita di anno e andiamo a casa con 3 punti, sarebbe bello, e questo dobbiamo ambire di farlo, no?